E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Io sono 5, sono partita da Leicester City, Atalanta, in cui è finita 2-1 con la vittoria del Leicester City. Ragazzi, in cui nel primo tempo le due squadre finiscono in parità le due squadre. E quindi ragazzi, la partita durante il primo tempo, il Leicester City e l'Atalanta si sono mangiati molti gol importanti. Ma va tutto l'Atalanta con Muriel che ha sbagliato un tiro che poteva avere il gol del vantaggio e poteva avanti alla partita. Invece ragazzi del Leicester City anche segnando un po' di gol molto importanti. E adesso poi il primo tempo, saranno sempre il primo tempo, l'Atalanta ha saputo difendere con una maniera molto incredibile dagli attacchi del Leicester City. Ma comunque ragazzi sono stati varie occasioni che potevano avere il vantaggio e l'Atalanta del Leicester City. Hanno sfumato. Quindi ragazzi, con il secondo tempo ribatta la partita del Leicester City con il gol di Perez che comporta così che firma il gol del 1-0 e poi ragazzi durante il secondo tempo firma il secondo gol Vardy che firma il gol del 2-0. Poi ragazzi quando la partita sembrava finita per 2-0 poi il Leicester City commette un errore e fa concedere alla Atalanta il calcio di rigore che voleva battere Luis Muriel che lo sbaglia lo spiazza all'angolino dove si spiazza a sinistra a destra ma il portiere si è buttato a sinistra ma lì, così l'Atalanta si è trovata a dimezzare lo svantaggio. Poi ragazzi poi l'arbitro ha concesso solo 1 minuto che non è bastato all'Atalanta per recuperare quella brutta sconfitta ma come abbiamo detto l'Atalanta perde la sua seconda amichevole inglese, quindi ragazzi l'Atalanta finisce il ritiro in riposo del loro amichevole inglese con una sconfitta. Come sappiamo ragazzi l'Atalanta ha avuto 2 sconfitte e una vittoria solo contro il Norwich. Ma comunque ragazzi, questo come sappiamo ragazzi, le squadre di Premier League sono già preparate, erano una squadra molto preparata, una squadra anche non da sottovalutare. E quindi ragazzi come sappiamo già le squadre erano già molto preparata e l'Atalanta si è vista molto brutta e poi ragazzi poi durante il secondo tempo abbiamo visto che Leicester City con un calcio d'angolo battuto abbiamo visto che il giocatore del Leicester City ha passato il suo compagno e lì il compagno da lontano vicino un po' alla porta ha provato a tirare e il gol è andato a segno ma i gol non gli hanno dato, gli hanno annullato i gol e quindi perché il pallone ragazzi era messo in gol, era in fuorigioco e quindi il gol non era valido. Quindi così la partita era finita per 2-1 e quindi ragazzi da loro è tutto e la prossima video noi ci vediamo con la prossima amichele, quindi ragazzi è tutto e lasciate adesso like, è tutto, ciao ciao.